Buongiorno a tutti, siete pronti per una diretta di Natale, pre-natalizia, in un contesto bucolico come quello che ho scelto oggi? Vi faccio vedere dove sono. Un po' diverso dai paesaggi bucolici e marittimi che vi ho fatto vedere nelle scorse dirette, cioè quando ero in Sardegna. Adesso sono nella mia terra d'origine, questa è, vabbè, la Muzza, il canale che attraversa il Lodigiano, e grazie al clima di oggi, che è un po' più clemente, riesco a fare una diretta all'aperto come piace a me. Sono bello imbacuccato, però dai, oggi si resiste, il sole rende anche il tutto un po' più piacevole. Ieri vi assicuro che si faceva fatica a vedere la sponda opposta del canale, della nebbia che c'era, e soprattutto un freddo atroce. Va bene, buongiorno a tutti. Per alcuni magari questa sarà la prima diretta, quindi non vi spaventate. Quando arrivano alla diretta normalmente compare una notifica e quindi, oddio, chi è questo qua che sto seguendo, non lo conosco, quindi cancelliamo. Spero che non lo facciate, che rimaniate con me. Anzi, chi mi volesse aiutare, basta che faccia condividi, schiaccia il tasto condividi, così mette la diretta sulla sua bacheca e quindi ampliamo un po' il pubblico di questo nostro momento insieme. E come sempre io in queste dirette non è che saluto e basta, ma cerco di spiegare qualche tema, approfondire qualche tema. Quello di oggi mi viene come spunto da alcune richieste di consulenze che mi sono arrivate in questi mesi da parte di case editrici, enti no profit, archivi, biblioteche, soggetti che sono interessati a digitalizzare una serie di contenuti che hanno in archivio come materiale cartaceo. E quindi adesso che siamo tutti arrivati nel mondo del digitale, cerchiamo il più possibile di spostare in digitale tutti questi, non so, parliamo di riviste, monografie, libri, documenti di ogni tipo, fotografie, archivi fotografici. Nella maggior parte dei casi questi soggetti dichiarano di essere il titolare dei diritti, cioè sono contenuti nostri, li abbiamo prodotti noi, siamo noi la casa editrice, siamo noi la fondazione che ha promosso il progetto nel 1988-90 e quindi abbiamo tutti i diritti per poterli digitalizzare. Ma è davvero così? Perché qua nasce il thriller. Io poi come legale mi devo accertare che il cliente abbia davvero tutti i diritti per poter digitalizzare e soprattutto ripubblicare, perché il problema non è tanto il digitalizzare per tenersi in casa il contenuto in formato digitale, che, oddio, insomma, anche quello potrebbe generare un problema, però lo vedo molto meno pericoloso. Il problema è digitalizzare per poi mettere online e mettere a disposizione di un pubblico molto maggiore, molto più ampio rispetto a quello che normalmente un cartaceo, soprattutto in quell'epoca, nell'epoca del pre-digitale, poteva raggiungere. E qual è il problema di fondo? Il problema di fondo è che non è sempre vero che l'ente che ha prodotto questo contenuto nel 1991-92 e che quindi era all'epoca pieno titolare dei diritti, adesso lo sia ancora. E ci sono due problemi. Perché non è detto che sia ancora il titolare? Primo problema: nel 1991-92, quando c'è stata, come dire, la contrattualizzazione degli autori che hanno partecipato a questa monografia, a questa rivista, a questo libro, a questo progetto fotografico, e che quindi hanno ceduto a questa casa editrice i loro diritti, non potevano immaginarsi tutta l'attività legata al digitale, perché all'epoca i diritti legati al digitale non venivano trattati nei contratti di cessione dei diritti, nei contratti di edizione. Per un motivo ovvio, non esistevano all'epoca questi diritti, non se ne percepiva nemmeno l'urgenza, la necessità, e quindi non c'erano clausole che trasferivano questi diritti. Ergo, i diritti relativi alla digitalizzazione, relativi alla messa online, alla messa a disposizione del pubblico, di un pubblico molto ampio come quello su canali digitali, canali telematici, non era stata ceduta, ok? Quindi non è davvero così. Cioè non si è titolari di quel diritto. Bisognerebbe in teoria ricontattare gli autori per ricontrattualizzare almeno quell'utilizzo che all'epoca non era stato ceduto e autorizzato. Quindi già un primo problema grosso. E quindi, attenzione, mi riferisco a tutte quelle attività di digitalizzazione di contenuti che sono stati realizzati in un'epoca pre-digitale,
in cui quei diritti legati alla messa online, un suo articolo, quello che noi adesso chiamiamo diritto alla messa a esposizione del pubblico, si chiamerebbe tecnicamente, l'articolo 16 della legge sul diritto d'autore, in quell'epoca non esistevano, non se ne percepiva nemmeno la possibilità che nel giro di qualche anno sarebbero comparsi. E quindi gli autori non li hanno davvero trasferiti. E la regola generale è quindi che se un diritto non è stato espressamente trasferito, rimane nella titolarità dell'autore, quantomeno per i contenuti, quelli che sono sottoposti ad un vero e proprio diritto d'autore, vero e proprio diritto d'autore in senso pieno, quindi che hanno un carattere creativo pieno. Quindi già questo è un problema non da poco. Ce n'è un secondo però. Il secondo problema è che il contratto d'edizione e tutti i contratti di trasferimento di diritti che sono modellati sulle norme del contratto d'edizione, articoli 119, 120 circa della legge sul diritto d'autore, hanno il limite della cessione di 20 anni. Vuol dire che per legge, per la legge italiana, la cessione dei diritti nell'ambito del contratto d'edizione e contratti simili può durare al massimo 20 anni. Vuol dire che dopo questi 20 anni i diritti ritornano nella disponibilità degli autori o dell'autore e quindi li dobbiamo ricontrattualizzare. Dobbiamo richiedere all'autore se lui ha intenzione di ripubblicare quel contenuto con noi o se lui ha intenzione di pubblicarlo con qualcun altro o di non ripubblicarlo. E quindi lui ha il potere di, come dire, anche alzare l'asticella, no? Se un autore scopre che una sua opera del 1992, che pensava essere caduta nel dimenticatoio, invece ha ancora un interesse commerciale, è comprensibile che lui dica: ok, allora mi dovete dare di più, allora mi dovete dare un compenso ulteriore, visto che adesso ci affacciamo ad un nuovo pubblico. Capite la questione? Giro e torno indietro, spero che il sole non vi accechi, perché ho il sole lì dietro. Vabbè, allora facciamo così, ok. Ho cambiato anche mano. Quindi il risultato è questo, il risultato è che spesso soggetti che sono convinti nel loro animo, nel loro cuore di essere titolari di diritti, in realtà non lo sono. E lo scoprono spesso quando è troppo tardi, quindi anche quando vengono da me come consulente, come avvocato, ad avere queste conferme, purtroppo succede spesso che vengano quando hanno già fatto buona parte del lavoro di investimento e anche quindi ore uomo, ore lavoro perse, persone assunte apposta per la digitalizzazione, per poi scoprire che buona parte di quel materiale non lo possono davvero mettere a disposizione del pubblico. Ripeto, digitalizzarlo è un altro problema, cioè digitalizzarlo per tenerselo in casa e come, diciamo, scopo di conservazione, di archiviazione, crea meno problemi, perché ci sono delle libere, delle eccezioni di diritto d'autore, poi vabbè, in generale non vedo il pericolo, anzi si conserva l'opera. Molto più pericoloso è se io poi queste digitalizzazioni le voglio mettere in un archivio digitale online e mettere a disposizione del pubblico, magari pure a pagamento. E lì gli autori giustamente alzano la testa e dicono: ma allora, se voi ci guadagnate per un utilizzo che io all'epoca non avevo autorizzato, voglio anch'io la mia piccola fetta di questi proventi che voi, di questi nuovi proventi, questi proventi in più che voi state avendo e acquisendo grazie alla digitalizzazione. Bene, quindi questo è un po' il problema, credo che tocchi molti di voi, molti di quelli che seguono questa pagina per motivi legati appunto all'ambito diritto d'autore, copyright, digitalizzazione. Vedo che so che nelle ultime settimane ho avuto un picco, come avete visto, di nuovi follower, 4.000 circa nuovi follower, legati più all'ambito forse della sicurezza informatica, perché sono arrivati dopo il famoso video in cui io raccontavo di un tentativo di truffa telematica, truffa in realtà più che telematica, telefonica. Però ecco, spero che questa mia diretta di Natale sia risultata utile. Se avete domande da fare, fatele adesso, perché vedo che ci sono un po' di persone connesse ancora. E quindi magari, vediamo se le mettete tra i commenti, io le leggo e vi posso rispondere. Se no, come al solito, ci salutiamo qua. Vedo che ci sono, ecco, vi ricordo come al solito, se mi volete dare una mano, condividete questa diretta. Adesso, quando io interromperò la diretta, il video rimane su Facebook, rimane sulla pagina Facebook come video archivio,
potete ricondividerlo anche dopo, quindi anche se siete arrivati dopo, l'avete visto in una seconda fase, lo potete ricondividere. Queste condivisioni mi aiutano molto a raggiungere sempre un pubblico un po' più ampio, a far arrivare queste informazioni che secondo me sono strategiche e importanti, anche se sono percepite come un po' tecniche e un po' di nicchia, ad un pubblico più ampio rispetto a quello che segue questa pagina. Va bene, quindi vi ringrazio per questa collaborazione, se mi date una mano a condividere, vedo che infatti stanno aumentando i follower, adesso qualcuno avrà raccolto il mio invito. Vi ringrazio per aver seguito, vi faccio gli auguri, tanti cari auguri di buone feste, ormai siamo arrivati al 20 di dicembre, quindi è il momento di farsi gli auguri. Può essere che mi venga una botta di testa e sotto Natale 26, 25, 26, quei giorni lì faccia un'altra diretta o pubblichi dei contenuti a sorpresa, quindi probabilmente ci vedremo ancora, avremo modo di sentirci ancora, però diciamo da qui alla vigilia di Natale in diretta credo di non comparire più, e quindi vi saluto e vi faccio i miei tanti cari auguri, grazie per continuare a seguire questa mia pagina. Ok, ciao a tutti, torno al caldo adesso a lavorare davanti al computer dopo questa passeggiata. Ciao a tutti, arrivederci.